Senatore, una battuta veloce, quindi è stato solo, semplicemente un incidente di percorso? Quanto sì, sì. Mi sembra abbastanza ovvio che fosse così, no? Certo che è stato un incidente di percorso. Tutto risolto? Quindi. No, non ce n'è stato nessun messaggio politico. Faccio l'esempio personale. Io ieri ero in missione perché ero al Copasir, no? Mi ricordavo però che c'era la questione che quella specifica votazione aveva bisogno della maggioranza assoluta perché è della mia materia, nel senso è di una roba fatta in commissione bilancio, no? Altrimenti avrei potuto pensare anch'io che era una delle tante votazioni e come tale, quindi essendo io in missione, potevo non votare. Quindi succede. C'è qualcuno che dovrebbe ricordarlo? Da sì, ma viene punto. Ricordato, arrivano i messaggi nelle chat e cose di questo tipo, però... Qualcosa non ha funzionato. Ma no, ma non è che questo non è funzionato. Alla Camera sono tanti, può capitare. E poi c'è anche un fattore che, secondo me, guardando anche gli elenchi, insomma, di chi non era presente, relativa all'imminenza delle votazioni. Cioè... se uno volesse fare scientificamente una correlazione fra uno assente e elezioni comunali nella propria città di appartenenza, secondo me troverebbe una correlazione abbastanza stretta. Ecco. Bastano quindi le scuse portate avanti. Poi questo lo diranno gli elettori, se penseranno che è una cosa inescusabile, così questo tipo. A me è costato non essere presente a un impegno elettorale a Siena a cui tenevo tantissimo. Eppure noi l'avevamo, ieri abbiamo fatto tutto come si deve, perché in Senato era passato tutto senza problemi. Io ho pagato così, gli elettori decideranno loro.